Anche oggi non sono segnalati decessi per Covid a Prato, dove nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono stati 20, un numero in linea con la media di incidenza settimanale che per la nostra provincia si attesta intorno alla soglia dei 60 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, lontanissima dalla provincia più colpita d'Italia, che resta quella di Trieste, con oltre 630 casi. I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono invece 290. 91 su 12.688 test. Il tasso dei nuovi positivi è quindi 2,29%, 6,6 sulle prime diagnosi. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa. In tutta la Toscana, purtroppo, si registrano 4 nuovi decessi, tutti uomini con età media di 72 anni e mezzo. I ricoverati negli ospedali della regione sono 297, 4 in più rispetto a ieri, di cui 33 in terapia intensiva, 2 in meno. A Prato invece ci sono 23 pazienti al Santo Stefano, 3 dei quali in terapia intensiva e 6 al centro Pegaso. Una situazione anche in questo caso che resta ben al di sotto dei livelli di guardia e lontanissima da quanto avveniva esattamente 12 mesi fa in questo periodo, quando anche il Santo Stefano era in forte difficoltà, al punto che proprio in questi giorni era stato deciso dalla regione di trasformare l'ex CREAF in una struttura sanitaria, che venne poi inaugurata l'8 dicembre.